Due parole prima che ve lo beviate tutti, perché il piano del ciampolo è famoso per questo, che bicchiere, no? C'è il record mondiale di permanenza più basso, nel senso che si riesce a votarlo in maniera abbastanza veloce. E questo è il, ora magari Martino ci dirà due parole. Comunque piano del ciampolo è uno dei vigneti di cui si compone insomma tutta la tenuta di Montevertine. Il Pian del Ciampolo è il vino da bere per eccellenza, dove al di là del fatto che il Prego Torto è il vino più famoso, ma in realtà quello che probabilmente la maggior parte delle persone ha bevuto e continua a ribere, e potendo scegliere e lo avrebbe tutti i giorni in tavola, sarebbe proprio il Pian del Ciampolo, che è proprio l'incarnazione del vino. Adesso va di moda a dire vinino, contrapposto a vinone, di quelli che ne bevi mezzo bicchiere, oppure vin de soif, come dicono adesso va di moda a parlare, esatto, pronunciato molto meglio da Céline, ma comunque appunto questi vini che riscoprono alla fine poi una cosa vecchia come il mondo, perlomeno in Toscana, c'è la bevibilità, il piacere di stare a tavola sorseggiando un vino senza stare troppo dietro, senza appesantirsi, senza particolari discorsi, poemi, cioè un vino piacevole, immediato, fresco, fruttato, che si capisce però immediatamente da dove viene, perché appena mettete, al di là del colore, che è appunto quasi trasparente, quasi racchiaretto, colore classicissimo da Sangiovese, appena lo mettete al naso chiaramente salta subito fuori questa viola fresca, vivace, questa nota di fragola, un po' di lampone, subito immediatamente riconoscibile, perché è stato in Toscana, che è nato in Toscana, questo quando si parla di vino, ecco, si avvicina molto a questo, l'idea che avevamo, che bevevano i nostri, no, forse era un po' peggio, bevevano i nostri nonni, i nostri genitori, però gli sarebbe piaciuto fosse così, l'idea era questa. Infatti quando andiamo a assaggiarlo, ma io famiglia di storatori mi sembra voluto bene, quindi almeno io quello posso dire. Ecco, sentite, ecco, tutto al di là dal naso, chiaramente non è fatto per impressionare, è fatto per stuzzicare, sentite la bocca che è assolutamente dolce, gentile, perché il Sangiovese, il fatto che dicono che è aspro, è ignorante, aggressivo, in realtà andate a assaggiarlo quando viene svinato, quando è, insomma, il vero Sangiovese trattato come deve essere trattato, è dolce, passatemi in termini, nel senso c'è questa nota quasi, quasi d'arancia, quasi d'agrumato, molto gentile, delicato, non è tutto probabilmente diverso da quello che ci viene comunemente passato come difetti del Sangiovese. Certo, non dappertutto, non in tutti i comuni, non in tutte le esposizioni, non tutti i fondovalle del Chianti è possibile farlo, ma dove il terreno c'è, il terroir c'è, ovviamente i risultati sono questi. Quindi un vino semplice, ma sentite la bocca come riempie, ma piena di questa ciliegia, ma proprio di nuovo la sensazione di fragola, le sensazioni floreali come si allargano. L'alcol non lo sentite praticamente per niente, va giù, appunto, si diceva benissimo, rimane questa sensazione in bocca molto bella, molto stuzzicante, e questa freschezza, appunto, questa capacità di essere bevuto. Questo ovviamente non è un vino per l'invecchiamento, anche se ovviamente qualche tempo lo regge, ma ovviamente questo è un vino a essere consumato nei primi 3-4 anni. 99, quindi se ve lo dimenticate, anche questo non è un problema, però ovviamente il suo massimo è appunto berlo entro 2-3 anni a vendemmia, perché c'ha tutta questa esuberanza giovanile, insomma, direi che è veramente a suo modo piuttosto emozionante. Io ve l'ho detto.